Petrullo, tecnico della squadra del Randazzo, una buona partita la vostra, purtroppo uscita a mani vuote qui dal Comunale di Santa Teresa. Eh sì, purtroppo usciamo a mani vuote, però credo che abbiamo fatto in pieno il nostro dovere. Abbiamo cercato di riagguantare questa partita in tutti i modi. Il risultato ci penalizza fortemente, perché credo che un risultato di parità era il risultato più giusto. Però purtroppo alla fine, contro chi ha messo la palla dentro, loro hanno fatto gol e noi no. È protestato per un presunto mano in aria della squadra del Santa Teresa. Secondo lei c'è il rigore? Secondo me c'erano tre occasioni che potevano essere, l'arbitro poteva darci il rigore in tre occasioni, e questa è una di quelle, quando quello ha allargato vistosamente il braccio e ha toccato la palla con le mani. E poi secondo me anche ci sono state altre due situazioni dove il nostro attaccante è stato preso per la maglietta, non so se lei ci ha fatto caso, è stato preso per la maglietta e tirato giù proprio mentre che stava colpendo la palla di testa. Oggi è stata una vera e propria battaglia fra due squadre che ovviamente puntano a vincere questo campionato. Secondo lei ci sono altre squadre che possono inserirsi nella lotta per la vittoria finale? Guardi, io l'ho detto la volta scorsa e lo ridico anche questa volta, ma non è per nascondermi dietro qualcosa, assolutamente no. Noi non siamo una squadra che puntiamo a vincere il campionato, noi siamo una neo promossa in questa categoria, perché l'anno scorso abbiamo fatto la seconda categoria e cercheremo di fare il meglio che sia possibile in questa categoria. Oggi abbiamo incontrato una buonissima squadra, ma io ritengo che questo campionato è talmente livellato dove ci sono almeno 10-11 squadre che possono lottare per la prima posizione e anche per i 4 posti che portano ai playoff.